Ciao Bilancia, benvenuto sul mio YouTube canale di Italian Salta Roba che ci do benvenuto su questa lettura per metà novembre 2023. Ti chiedo Bilancia, non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde questa lettura generale, se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo cosa succede per te, per la mia Bilancia, se hai un sole, un ascendente, una luna, un Venere su questo segno, può essere questa lettura fatta per te. Iniziamo. My love team, datemi per favore per la mia Bilancia. Per questo metà novembre, Saturno, limite e lezioni, è il nodo nord, ok? Il Saturno è severo, un pianeta molto severo, però ti porta sulla tua giusta direzione. È come che quando vuoi cambiare un po' rotta o stai per cambiare un po' rotta, Saturno ti rimette là per riportarti dove dovresti essere. Ok, che nodo nord e il sud nord, sud lunare, c'è nel tuo segno adesso. E Saturno è severo, però è giusto. Dammi Saturno, pazienza, il numero 7, è successo. Vittoria e successo, numero 6. 7 e 6 è un 13, 13 un 4, ok? Può essere che vuoi cambiare casa, vuoi traslocare, vuoi cambiare paese, continente. Per numero 4 anche la famiglia. È successo sotto il mazzo. Trionfo, ok, bello, mi piace, mi piace. Sei per la giusta strada, però ci vuole un po' di sacrificio, perché Saturno è sacrificio. È sacrificio, però credo che lo stai cominciando a percepire, o c'è un sacrificio qua da fare. O perché hai avuto questo sacrificio, questa pazienza, e l'universo adesso ti vuole ricambiare. Come ti vuole fare un regalo, può anche essere. Ma la verità è come la comincio già adesso a percepire. Dammi il presente, il diavolo. 3 di bastoni per il focus. Dammi il passato, the hierophant. Dammi il futuro. 6 di bastoni. Cosa ostacola? Sei tu, la giustizia. Cosa si può aspettare? La bilancia. 4 di spade e il 4 di bastoni per il generale. Ok, sì, è casa, casa. E ti fa un po' paura comunque, perché stai incominciando a. Sei in una fase, Bilancia, di trasformazione. Ti dico questo perché con il diavolo di mezzo stai cominciando a capire quello che fa per te, quello che non fa per te, ma come la vuoi, come non la vuoi, la vuoi cotta, la vuoi cruda. Pure è come che adesso devi prenderti una decisione, dovresti prenderti adesso una decisione importante. La vedo anche un po' come un karma, comunque, la devo dire, Bilancia. Come, ok, quello che hai fatto avrai, come il boomerang. Hai fatto bene, ti arriva bene, hai fatto male, ti arriva male. È come che adesso la fattura da pagare? Non la fattura, il conto da pagare? Ecco. Quando arriva il conto dici ok, adesso vediamo. Quando sei davanti ai professori e ti chiedono, ti fanno il test, l'interrogazione, l'interrogazione, hai capito? Vediamo cosa succede. E quando ti interrogano è come che sei molto. La dico come un esempio, però come che ti vedo. Timida, ti vedo un po' timida, tipo mamma mia, vediamo come andrà questa interrogazione. Una cosa così mi viene, dammi il 4 di bastoni. Non so di cosa si tratta, vediamo. La stella, 5 di bastoni e il 10 di bastone, 8 di bastone, 7 in mazzo. No, no, io ho fatto i miei compiti. Io li ho fatti i miei compiti. Allora, perché se tu hai fatti come tu sei pronta per questo interrogatorio, diciamola così, io
interrogatorio energetico, energetica, perché ti vedo conflitta o ti vedo conflitto. Sei sicura di hai fatto i compiti? Ti sei preparata? Tu dici sì, mi sono preparata. Dovresti cambiare qualcosa, però ti è difficile. È come che adesso l'universo ti vuole mettere in quello stato, tipo prenditi le responsabilità. O il momento di prendersi le sue responsabilità, le tue responsabilità. Vediamo, dammi il diavolo, vediamo di cosa si tratta. 3 di denari, l'imperatore. 10 denari, dammi il 3 di bastone. Il cavaliere, no, che cavaliere, il re di coppe. 7 di denari e il 3 di coppe. 3 di spade sotto il mazzo, ok. Allora, tu ti prendi le tue responsabilità, che dici, sì. In certe circostanze ho fatto delle cavolate, grandi cavolate, poi me le prendo. Perché in questo momento c'è una situazione nella tua vita che sta andando alla grande, o sta riandando alla grande e non la vuoi perdere. E dici, ok, le mie cavolate le ho fatte, non so di che cavolate si trattano, non lo so. Solo tu lo sai. Beh, io lo vedo un po', però. No, una testata di qua, una testata di là, una cosa così. Ti vedo prenderti un po' di testate energeticamente. Non so se sono state fisici, questo non lo vedo, non lo percepisco, però sicuramente tante fantasie, tante ancora testate, prese. Questa responsabilità tu te la prendi. Però come dici, sì, ok, mi prendo però solo questa, mi prendo solo questa responsabilità. Perché sta andando bene con qualcos'altro, ti sta andando bene o non pensavi che potrebbe rinascere qualcosa che è stato perso? Vedo amore, vedo passione, e però è come dici, non pensavo mai che poteva rinascere o poteva andare sulla traiettoria giusta, una cosa così. Sei di bastoni, l'appeso, l'asso di spade e la regina di coppe. The Hierophant sotto il mazzo. E tu ti scusi te stessa. O come ti dice? No, ti metti in protezione, in modus di protezione? Tipo, sì, ma io, capitemi, non sono stata così cattiva o cattivo, o non sono stata così malfede. È come che ti vuoi proteggere là, è come che ti stai dando. Sei il tuo stesso difensore, ti stai difendendo la tua vita da te stessa. E come ho già detto, quando c'è questo interrogatorio e tu poi ti dai le tue scuse da sola, dici sì, ma io ho imparato, però non avevo i mezzi giusti per imparare o per fare i compiti, una cosa così, non lo so, non lo so, tu lo capirai, bilancia, di cosa sto parlando. E non forzare se non ti corrisponde, per favore. La giustizia per l'ostacolo. 6 di bastone, lo prendo qua, l'8 di coppe e la luna. Ascoltate, bilancia. Quello che hai fatto, quello è stato, non si può ritornare indietro. Si può fare sempre solo le cose migliori per il futuro. Però non nasconderti dietro un dito, bilancia. Che tutte queste quadrature che avevamo in estate. No, adesso, settembre, un po' ottobre, adesso che Venere incomincia, che è entrata adesso nella tua energia, nel tuo segno, cambieranno le cose. Però non ti nascondi dietro un dito. Perché il karma, quel karma non si scherza. Il karma vede tutto.
Certo, questa è un'altra situazione, poi questa è la tua lettura. Il karma vede tutto, però, no? Ci si può sempre migliorare, certo. Però, come ho già detto, prenditi le responsabilità se ti hai imparato, se hai imparato bene, se hai fatto i compiti a casa per questo interrogatorio. Vedo un po' tanti segreti in questa parte. Vedi tu, dammi il 4 di spade, The Hierophant, il sole e il 4 di denari. Ai 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 ai, sì, quanti segreti! E ritorna la parte timida della tua parte. Sì, Luan, tanti segreti, però scali la pietra, scali la prima pietra, chi non ha peccato? Se si dice così, una cosa così, bilancia. Ma certo, ma chi non ha segreti, chi non ha peccati, per carità. Però tu almeno mi confermi, questo mi piace. Già questo è un passo in avanti che stai facendo. Quanti segreti, ai 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 ai. vabbè. Però dai, ci si impara e ci si va avanti. Dammi per favore un consiglio per la mia bilancia. Il ragazzo di spade, 10 di coppa e il 6 di denari. Sì, io credo il 4 di coppa. Può essere che stavi in un modo, su una situazione nel passato che ti stava cominciando a dare noia, ma anche tipo non ti dava più niente, ti dava poco. E invece questa situazione che adesso ti ritrovi, non so in quale situazione adesso ti ritrovi, ti sta dando un'altra volta quel calcio nel sedere per ritrovare questa felicità, da ritrovare questa passione. Può essere tra te e un'altra persona. O sicuramente si metterà in ballo e come si dice, tutto più pacificamente, diciamo così. Bilancia, spero che tu possa aiutare, grazie mille di essere stato qua, noi ci vediamo molto presto, un caro saluto e ciao ciao.